finalizzato all'utilizzo come museo di Ragusa, che hanno fatto i tetti di legno, poi domani ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere del telegiornale di giorno 1, vi faccio vedere il monastero, perché molti non hanno idea di cosa c'è là dentro, bene. E ora Spunta dice: no, senti, ho scoperto che della Puglia. La stessa cosa che è accaduto per il Santa Teresa, esa. A Santa Teresa, che abbiamo restaurato, per farlo diventare università, poi spunta la Puglia e dice: no, come, anzi, non so cos'è, l'opera Pia. Dice: no, scusate, la chiesa è nostra e non ve la possiamo dare. Ma scusa, il Comune non ve la possiamo dare, Ma scusa, il Comune, con tutto, ecco, questo è il monastero, con tutto l'enorme rispetto che possiamo avere per la curia, per le confraternite, per le associazioni culturali, religiose, ma che siamo noi, la beneficenza? La beneficenza. Dice: ma sempre il Comune salva e rimette a posto le chiese di un centro storico. D'accordissimo. Ma quella che vedete alle mie spalle è un'opera faraonica. Faraonica. Abbiamo avuto anche delle cose fantasiose, guardate qui, cose fantasiose, guardate qui, qua sotto, il mattonato con i cosi che spuntano fuori, i cosi che spuntano fuori, opera del maestro Scuto. Guardate gli occhi qua massonici che ci sono qui e qui, fatti sempre da Scuto. Un'opera incredibile, e ora credibile. E ora ci dicono: ah, sai, no, non è vostro, non avete che cosa da fare. Siamo pazzi, completamente.